Guarda, Riccardo, la situazione sugli indici americani è veramente incredibile perché dopo il picco di volatilità, ma comunque anche abbastanza contenuto, subito dopo Brexit, abbiamo avuto un evidente intervento delle banche centrali a livello coordinato che hanno portato a fare questi nuovi marginali massimi storici rispetto a quelli che per 2 anni avevano respinto tutti gli assalti, ossia 2080-2135. Siamo arrivati a 2180-2002 e da 3 mesi siamo in laterale tra quelli che erano come supporto i vecchi massimi e i nuovi massimi fatti. È una situazione veramente strana perché se ci fai caso è evidente che ogni volta che gli indici americani vanno a testare le soglie critiche, puntualmente arriva la liquidità. Però nel momento in cui si fanno i nuovi massimi, questa liquidità sembra come volatilizzarsi e stiamo per lunghissimi periodi in laterale. Sicuramente io ho una mia idea, ce l'ho, nel senso che siccome tutto l'establishment e gli amici di Wall Street insieme ai media sono molto vicini e vogliono fortemente l'elezione di Clinton, a mio avviso, secondo me, stanno facendo di tutto per tenere i mercati veramente incollati ai massimi, ma non c'è però nuova liquidità ad alimentare rialzi impulsivi. Riccardo, tu mi insegni che quando una resistenza che ha fatto da tappo per 2 anni, così importante come era questi 2080-2135, viene rotta, in un mercato sano porta sempre a un exploit verso l'alto, e invece questo non l'abbiamo visto perché questi mercati, no, le banche centrali non li lasciano trovare il loro prezzo di equilibrio. Vengono in continuazione manipolati artificialmente e il risultato è che assistiamo a quello a cui stiamo vedendo negli ultimi mesi. Io sono convinto che passate le elezioni presidenziali e qui da noi in Europa il referendum italiano costituzionale e le elezioni austriache, secondo me la volatilità tornerà ad essere un po' più interessante. Fino ad allora probabilmente avremo ancora qualche tira e molla, ma credo che andremo avanti così, perché poi in realtà l'indice italiano fa storia a sé e magari ne parliamo tra un po'. Sì, guarda, Ma volevo questo solo segnalarti, interromperti e segnalarti.